valori e concretezza. Questo è lo slogan dei Popolari per Arezzo in vista delle prossime elezioni amministrative, nelle quali sosterranno Matteo Bracciali come candidato a sindaco. Attenzione al territorio e ai bisogni della città, l'impegno principale dei Popolari per Arezzo, che rimangono ancorati alla loro forte radice cattolica e associazionistica. Un gruppo di persone ispirate da valori importanti e che proveranno a riportare al centro dell'azione politica la persona. Ce n'è bisogno, purtroppo la politica sta perdendo di credibilità, il nostro impegno è quello di riqualificare il ruolo del comune che ridiventi a essere quel fulcro di interesse per tutta la provincia. Col fatto poi soprattutto che le province appunto hanno preso quello che era il ruolo di una volta, il comune deve essere nuovamente il baricentro per le quattro vallate. Le risorse economiche sono scarse, quindi io mi riferisco a valorizzare al massimo il patrimonio che è sotto il cielo. Turismo, ma soprattutto richiamerebbe quelle risorse economiche che servirebbero poi per far ripartire l'economia. 21 uomini e 11 donne comporranno la lista dei Popolari guidati da Andrea Gallorini. Nella lista anche Ilaria Bidini, che da anni con le sue battaglie sta cercando di far sentire la voce dei diversamente abili. Penso che con la determinazione si possano abbattere tutte le barriere, anche quelle mentali volendo. Io intendo lavorare più che altro sul punto di vista educativo, anche per gli studi che sto facendo, sto all'ultimo anno di scienze dell'educazione e della formazione, intendo creare dei percorsi educativi magari anche nelle scuole, perché sono convinta che i giovani sono il futuro di oggi e di domani.